Questo è il nostro nuovo collegamento che potete seguire sulla nostra pagina Facebook, sempre quella di Radio Time, ma anche se volete interagire con noi ci potete scrivere al 338-625-2521. E ci potrete seguire anche in TV su canali 91 e 591 in HD dal digitale terrestre in tutta la Sicilia. Perché adesso si illuminerà il video, perché con noi Simona Trentacoste. Ciao Simo! Ciao. Ciao! Ciao! Ciao, benvenuta! Ciao. Come stai? Tutto bene, bentrovati. Ah, tutto che bello. Io non vorrei vederti soltanto mezzo busto, vorrei vedere anche la pancina. Pancina, sei generoso. Guarda, posso far mostrarti un profilo. Wow, grande un, che meraviglia. Il pancione. Un super pancione. Vabbè, però stai... Pensa che ancora non sono neanche entrato la settimana prossima, in realtà il 15 entrerò al settimo mese. Wow, beh, vedi, allora, vabbè, l'importante è che vada tutto bene, che tu stia bene, tutto il resto. Sì. Insomma, è il bimbo che è coscia lunga. È il bimbo che è coscia lunga, c'ha lo stacco di coscia, quindi... C'ha lo stacco di coscia, esatto, del resto, esatto. I primi due promettono bene, io ho un 14enne di 1,85 m e una 12enne di 1,70 m, quindi insomma... Vedi, le avvisaglie c'erano, quindi dovevi esatto. essere preparato. Esatto, allora, esatto. Tra un figlio e un altro, però trovi anche esatto. il modo per far musica, come sempre. Cioè, due cose faccio nella vita. Sì, figli e musica. E musica. Okay. Due cose bellissime, comunque. Bellissimo. Ma del resto, avendo due genitori come i tuoi, quindi due pianisti classici, che volevi fare? La ragioniera? Esatto. Per forza musica dovevi capirete fare. Capirete bene che televisione in casa non ce n'è. Esatto, esatto, esattamente. Però sarebbe il caso, pensateci. Allora, da Blue Silence quanti sono passati? 8 mesi? Allora, il 17 agosto è uscito Blue Silence, l'11 febbraio alle 11 è uscito Parole che non tradirò. Oh, vedi. Allora, che differenze ci sono intanto? Cioè, tu, dal tuo punto di vista, che differenze noti tra il primo singolo, appunto Blue Silence, e Parole che non tradirò? Allora, intanto il primo singolo, Blue Silence, è un brano che abbiamo scritto a quattro mani con Gabriele Giambertone. Anzi, se mi concedete, io lo farei entrare. Ma sì, fallo qui. Entrare quel povero ragazzo. Ve lo presento. Lo teniamo fuori, eccolo là. Siete qui accanto a me, si metterà una... Ah, c'hai la cuffia. Bravo, Gabriele. Perché qua, questa è la mia stanza, noi possiamo anche non vederci. Infatti io dico, non siamo coinquilini, siamo vicini di casa. Vabbè, ma telefonatevi ogni tanto, quindi... Ma infatti ogni tanto facciamo anche collegamento Skype. Esatto, bravi, per non perdere l'abitudine. Ciao Gabri, benvenuto. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Allora, il primo dicevi l'avete scritto a quattro mani, Blue Silence. Il primo ho scritto a quattro mani, con questa ci siamo anche divertiti perché è stato un esperimento, questa tecnica del cut-up, famosissima, antichissima rispetto a questi tempi, però noi l'abbiamo un po' voluta recuperare divertendoci. È stato anche un modo per sperimentare qualcosa insieme. In realtà, Parole che non tradirò era stata già prodotta prima. Sì. Soltanto che era stata proprio il pomo della discordia tra me e Gabriele, perché devo dire non è stato facile riuscire a fare musica insieme subito, proprio perché proveniamo da linguaggi differenti, perché siamo due maschi alfa e quindi noi riusciamo a litigare anche per un mi minore. Quindi, che è una cosa molto divertente, però insomma succedeva e quindi è rimasto un po' nel cassetto. Parole che non tradirò in realtà prima si chiamava Che odore ha, intitolato da Ciccio Leo. Ok, che suona il piano nella canzone, diciamolo. Esatto, esatto. Peraltro è successo che proprio gli ultimi giorni prima che si finissero tutte le grafiche, a un certo punto timidamente Gabriele è venuto da me dicendo: ma sei convinta di questo titolo? Perché se scriviamo Che odore ha Simona Trentacoste, certo. Scriviamo Simona Trentacoste Che odore ha, ma ci vogliamo fare prendere in giro per l'eternità? Vogliamo proprio darci in pasto? Lungimirante, Gabri, lungimirante. Non conveniva. Insomma, io devo dire, per me i titoli sono sempre una tragedia. E quindi, insomma, alla fine abbiamo cercato di condensare il senso di questo brano nel titolo Parole che non tradirò. Però ti dirò, insomma, Parole che non tradirò ha un suo perché, cioè ha un aspetto evocativo, ma ha anche lascia aperto uno squarcio, come un raggio di luce che entra da uno squarcio dalla finestra, no? Quindi poi ti apre un mondo.
Sì, devo dire è stato anche la difficoltà nel farlo uscire così è stata ovviamente è stata la mia, perché a differenza di Blue Silence, che appunto è stato scritto a quattro mani, Parole che non tradirò è un brano di cui ho scritto sia la musica che il testo. Gabriele si è occupato di tutta la produzione, ovviamente ha fatto qualche taglio qua e là da un punto di vista armonico. Devi subire da qualche parte, Simo, sennò... Esatto. E quindi ovviamente io ho sempre cantato in questi ultimi anni jazz e quindi ero molto legata, penso che sia una cosa che succede un po' a tutti, è difficile staccarsi un po' dalla gonnella della mamma, no? Sì. E quindi sperimentare luoghi nuovi, musiche, sonorità nuove e devo dire anche perché c'è sempre questa sorta di terrore del giudizio altrui, della riconoscibilità di determinate cose. Devo dire che lockdown dalla nostra è stato un momento in cui io per due mesi non ho più messo le scarpe e mi sono sentita talmente tanto spogliata di un sacco di cose che a un certo punto ho detto mamma che me ne frega, io voglio esistere così per come viene, in tutti i cambiamenti, le crescite, i difetti eccetera eccetera. Quindi insomma è stato un percorso che insomma a noi non ci ha fatto litigare più, anzi. E questo è già un bel risultato. Abbiamo fatto bambino, però... È già un bel risultato, insomma. Vedi che c'ha la barba, Gabriele, che non l'aveva prima del lockdown. No, sto scherzando. Non l'avevo così bianca. Non l'avevi così bianca. Senti, la canzone, tu prima dicevi è difficile staccarsi dalla gonna della mamma. La canzone è invece un dialogo di amore controverso per certi versi con mamma musica in qualche modo. Esatto, la musica è una, non so come dire, creatura sicuramente del cielo inspiegabile che riesce a darti tantissimo inspiegabilmente e anche toglierti tantissimo. E quindi per esempio il tempo, non esiste un tempo da dedicare alla musica, chi fa musica non riesce neanche a gestirlo questo tempo, perché è qualcosa che ti prende totalmente i pensieri, perché passione, hobby, amore, odio, ambizione, fissazione, insomma è totalizzante. E quindi ogni tanto poi io ho immaginato questo ultimo lungo giorno in cui proprio così, oltre a trovarsi davanti San Pietro, no, io dico sempre che quando morirò il tasso di mortalità si abbasserà, perché io praticamente lo rapirò San Pietro, ho un sacco di roba da raccontare. E insieme a un dialogo ipotetico con San Pietro ho sempre immaginato questo dialogo con la musica. Un faccia a faccia proprio, un face esatto. To face. Ok, ma... A volte si esce vincitori, a volte si esce sconfitti però. Assolutamente, soltanto che con la musica per fortuna le sconfitte possono essere grandissimo motivo di crescita. Con tutto il resto non lo so, forse. È bello. Gabri, ti posso chiedere dal punto di vista proprio della produzione artistica questo ambiente sonoro un po' immaginifico, come lo avevi pensato di creare all'inizio, se poi si è mantenuta questa idea? Sì, si è mantenuta fortunatamente ed è stato uno dei principali motivi di discordia. Considera che io studio musica elettroacustica ormai da un po', musica elettronica contemporanea, e la mia idea alla base del brano c'era riuscire in qualche modo, sperando di riuscirci soprattutto, a unire la musica elettronica ed elettroacustica, quindi le avanguardie, tutta una serie di cose che esteticamente sono il qui e ora, con un linguaggio come il pop. È la forma canzone. Sì. Facendo delle scelte delle quali mi sono preso un sacco di responsabilità e anche un sacco di cazziatoni, però che insomma sono state delle scelte. Quindi l'idea di eliminare totalmente l'armonia fino al primo ritornello, mettere tutti questi soundscape e tutti questi rumori creati dal vetro, da registrazioni, per esempio, con mia madre. La rumoristica, diciamo. Sì, ci sono pure trasfigurazioni di una registrazione con mia madre nell'81 quando avevo un anno io, e mia mamma e io parlavamo, sì. È tutta una serie di cose che fanno parte, afferiscono più alla sperimentazione, alla ricerca elettroacustica contemporanea e accademica, però con l'idea di riuscire poi a farle fondere tutte in un unico linguaggio, quello della forma canzone. Beh, che non è un processo assolutamente scontato, quindi hai fatto un ottimo lavoro secondo me. Simona, adesso questo è il secondo singolo, troppo presto per chiederti progetti futuri, perché intanto ci dobbiamo godere questo che è appena uscito, ma cosa verrà dopo comunque un tot numero di giorni, settimane o di mesi?
Qual è il prossimo step? Allora, il prossimo step è un brano che si intitola Lentamente, che è già in cantiere. Ah, okay. In realtà noi ci eravamo visti qualche tempo fa proprio per presentare Blue Silence, sì. Esatto. E in programma c'era proprio l'uscita del disco il 5 novembre. Purtroppo diciamo tutti tutto, siamo, cioè. Esatto, poi siamo tutti testimoni di un male comune in questo momento. E quindi insomma devo dire gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Vabbè, con beneficio realtà, di inventario insomma. Diciamo ok, esatto, noi stiamo procedendo invece di farli sparare tutto questo disco tutti i brani insieme, li stiamo facendo poco per volta, ma del resto il trend ultimamente è quello di fare uscire una serie di singoli prima ancora dell'album, e quindi va bene così. Esatto. Senti, allora ce lo gustiamo subito questo Parole che non tradirò, con una bellissima atmosfera anche video, complimenti per il videoclip, è molto ambient, quindi sì, mi piace Francesco molto. Piccolo il videoclip, Coco Produzioni, è stato anche lì insomma un'avventura molto molto carina. Bravi tutti, bravo Ciccioleo alla pianoforte, bravo alla produzione artistica Gabriele Giambertone, che dire della voce di Simona Trentacoste, queste Parole che non tradirò. Un bacio a tutti e tre. Grazie mille. Ciao. Grazie, un bacio a tutti. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ho perso la mia voglia d'ascoltare tutte le cavolate che hai da dire. Immagino sia ancora presto per poter andare. Di certo questo è un ottimo contesto, le mie scarpe solo un pretesto per camminare, passeggiare e poi danzare sopra la follia. E certamente tu avrai da ridire sulle mie frasi storte ma sincere. La libertà ha il suo prezzo, io la divorerò. Sarai quel che resta e dopo l'ultimo lungo giorno non canterò di te. Ho avuto mille frasi da inventare e melodie su cui poter cadere. La mia anima l'ho devoluta a te, la vorrei riavere.
Si intitola proprio Parole che non tradirò, il singolo nuovo di Simona Trentacoste, che è stata con noi insieme a Gabriele Giambertone, e questa è la sua ultima produzione. Radio Time.